Ecco, ci troviamo qui ad Este, naturalmente un paesaggio stupendo, adesso faremo vedere, e siamo in compagnia dell'icona Maidepu, re de Cancian. E quindi adesso iniziamo così a fargli un po' di interrogatorio, che comunque è sempre molto disponibile. Caro Red, allora, classe 51. Purtroppo sì. Portati divinamente però. Ecco, naturalmente nascita a Quinto di Treviso. Quinto di Treviso, in Villa Borghesan, ci aveva dormito anche Francesco Baracca, villa meravigliosa, data alle famiglie più povere del paese, di cui io ero un ottimo rappresentante. Hai fatto una grande strada, una grande bella strada. Ma la fatica, la fatica sì. Fortifica. Ma alla fine però premia. Certo. Allora, so che tu hai incontrato i Pooh durante i Festival Bar del 1971. 1971 ad Asiago. Vedi come sono informato, Certo, ad Asiago, e li ho conosciuti solo però. Sì. L'incontro poi, quello determinante, è avvenuto in tutt'altra situazione. Poi nel 72 hai fatto un provino dove c'erano 300 partecipanti. Ho fatto un provino con i Pooh, che loro avevano già provato, no, un centinaio io penso fossero. Poi sai, io non c'ero, per cui sono arrivato l'ultimo. Io sono stato l'ultimo che hanno provinato a Roncobilaccio, in questo albergo disperso in mezzo all'Appennino tosco-emiliano, e lì hanno deciso che potevo andare bene. E comunque hai sbagliato una bella concorrenza. Sì, erano tanti quelli che si sono presentati, però ci siamo capiti molto a livello umano, è stato un bel incontro. Ecco, dal 73 inizia la tua, diciamo così, la tua carriera, che ha avuto una cosa eccezionale. È stata una cosa bellissima, è una cosa bellissima, perché continua. Adesso noi siamo fermi 2 anni per preparare il cinquantennale, ecco perché ognuno di noi si sta dedicando un po' anche delle cose sue personali, che di solito non si ha mai tempo di fare, per cui io sto continuando a girare, a presentare il mio libro, sto girando da adesso all'autunno con questo mio concerto in acustico, che è il libro raccontato anche attraverso 30 canzoni della mia vita, non solo quelle dei Pooh, anche quelle che sentivo da piccolo, e stiamo parlando tra l'altro per portarlo ad Este, per cui non è escluso che quest'estate arrivo qui col mio concerto. E avete già qui fatto anche un concerto comunque qui ad Este? E abbiamo fatto un DVD meraviglioso che abbiamo portato a Este in tutto il mondo. Dentro al castello, il mio è un concerto molto più piccolo, in acustico, però siamo in 8 musicisti sul palco, ed è un viaggio bellissimo attraverso la musica degli ultimi 60 anni, a partire da Grazie dei Fior, che ha vinto Sanremo nel 51 quando io sono nato, a Love Me Tender di Elvis Presley, Il cielo in una stanza, Yesterday, e poi le canzoni dei Pooh. Avete 3 generazioni, quindi sono anche i bambini di 10 anni che vi conoscono. Con la vostra storia. Sì, sì, è una bellissima storia. Poi nel 1990 la vittoria con un grande successo a Sanremo. L'unica volta che ci siamo andati è andata bene. Canzone straordinaria, devo dire che anche se non vincevamo cadevamo in piedi comunque, perché è un pezzo talmente nobile quello. Poi lo posso dire perché l'ha scritto la canzone, si chiamava Uomini Soli, l'ha scritto Roby e il povero Valerio, per cui posso dire che era una canzone eccezionale senza peccare di presunzione. Caro Red, però la tua emozione, perché essere Sanremo la prima volta e vincere, penso che sia stata una emozione indefinibile. È un'emozione forte, ma anche una gran fatica, perché Sanremo, quel palcoscenico, o comunque il Festival Sanremo, è un grande stress. Assomiglia poco alla musica. Quando vai a fare un concerto sei realmente dedicato alla musica, al tuo pubblico. Lì devi pensare a tutto. C'è un carico mediatico troppo forte. Che però poi dopo la vittoria premia, penso. Sì, no? sì, poi è andato tutto bene. Però ecco, voglio ritornare, diciamo che ce n'è poca. Poi nel 1986 ti hanno fatto Cavaliere della Repubblica. Sì. Perché non tutti sanno questa onorificenza. Insomma, eravamo un po' invidiosi che i Beatles erano baronetti e noi niente, per cui abbiamo detto no, scherzo. E il presidente Cossiga ci ha fatto Cavaliere della Repubblica perché abbiamo fatto, insomma, tante cose che noi di solito non raccontiamo, sul sociale, di beneficenza, di aiuto, concerti in favore di tante iniziative, e hanno voluto premiarci un pochino per l'impegno sociale. Anche questa è una cosa che gratifica quello che fai. Sì, ma è bello, farlo e non raccontarlo, secondo me. Insomma, ecco. Poi
avete quasi 50 anni di carriera. Farà due. Nel 2016 compiamo 50 anni, che per un gruppo credo sia una cosa straordinaria. Credo unica. Unica, o quasi. Poi iniziamo, tu hai fatto anche adesso, hai la fondazione sì. dei giovani musicisti, dove sei anche il direttore, si sì. può dire così qualche parola su questa fondazione? Ma ho fatto questa fondazione più che altro per premiare l'eccellenza, cioè quelli che sono talmente bravi che nessuno li vuole perché sono strani, no? E non, i miei ragazzi non sono quelli che escono dai talent show, perché lì sono tutti bravi e comunque ci sono già i talent show. Io non so, ho un quartetto d'archi che suona in una maniera strepitosa, che sono in tournée. Puoi dire anche no? Gli Archimia, e fanno però Michael Jackson, i Deep Purple, non fanno musica classica, capito? Fanno musica rock. Poi ho un chitarrista che adesso uscirà, si chiama Paolo Schianchi, che suona una chitarra con 49 corde che si è fatto costruire lui. Ho un ragazzino di 16 anni che suona Liszt e Chopin meglio di un grande. Cioè cerco queste cose, perché vanno premiati quelli che studiano 8, 10, 12 anni, che dedicano la loro vita a una passione alla musica e poi vanno a vendere pentole in un call center, non è giusto, capito? Comunque anche loro avranno una selezione, credo, no? Sì, sì, beh, c'è una commissione artistica molto, molto seria, tutte persone famosissime, importantissime, dai direttore di MTV all'ex presidente della Warner Bros, cioè gente che è Elio Fiorucci, cioè gente meravigliosa. Diciamo. Ecco, adesso hai fatto anche un libro che sta avendo grande successo a livello nazionale, essendo anche uscito anche già circa da un anno. Quasi due. Sì. Ma guarda, io non so, io ho scritto sto libro, volevo fissare i miei 60 anni, infatti si intitola Ho visto 60 volte fiorire il Calicanto, ed è il libro che presento stasera. Questa è una delle ultime presentazioni, perché adesso devo fare anche altre cose, tra l'altro sto anche scrivendo un altro libro. Ma ha avuto un successo incredibile, cioè tutti l'hanno letto e hanno trovato che questo libro fosse un libro vero, sincero. Ho detto, mi sembra di averti sul letto a fianco a me che mi racconti, che me lo leggi quando lo leggono. E questa è una cosa bella, perché ho cercato di non pensare a fare un libro per venderlo, ma fare un libro per raccontare, per arrivare. E racconto principalmente il valore del sogno, che io ho sempre difeso, anche perché la vita a mio padre glieli aspetti tutti i sogni, allora mi sono battuto anche per i suoi, e racconto che se ci credi veramente una cosa, prima o poi questa cosa succede, però devi essere lì, lavorare quotidianamente su questo progetto. Ecco, un'altra cosa che molti non sanno, sei vegano, però per tua scelta, puoi dire qualcosa così, perché nessuno sa, diciamo, questa tua scelta. Certo, non mangio carne da 20 anni, ma sono diventato completamente vegano, quindi non mangio neanche i derivati, latte, burro, pesce, niente, ormai da 5 anni, e devo dire che sto bene, ma soprattutto stanno bene gli animali, che non li mangio. Ma sei seguito da qualche equipe oppure per tua scelta? Sì, controlli, io faccio sempre gli esami, controlliamo tutto, ma sai, se mangi bilanciato, mangi i legumi, i cereali, i fagioli, il riso, il problema non c'è. Diciamo, non hai bisogno di altre cose, no, diciamo. No, ma l'uomo nasce, noi siamo discendenti della scimmia, la scimmia mica mangiava il filetto, mangiava le baracche. E molte anche. Ed era forte il gorilla, è ancora forte. Bene, torniamo allora questa sera, presenti allora il libro, e vabbè, hai già un po' di libro, qualche altro di novità in esclusiva per Tele Veneto, cosa fai a breve? Allora, a breve sto preparando il mio album che uscirà a ottobre. E poi sto facendo appunto questo spettacolo, questo concerto, che si chiama come il libro, visto 60 volte a fiorire il Calicanto, attraverso 30 canzoni, 90 mega fotografie proiettate, 8 musicisti sul palco e soprattutto la voglia di trasmettere qualcosa di bello e di pulito. È un concerto che è sicuramente diverso da quelli che si vedono in giro. È un concerto racconto, è un teatro musicale, ecco. Perfetto, ma questi concerti dove si fanno? Hai qualche data oppure no? O stai programmando? Ce ne sono, stiamo programmando, ci sarà un Abano, ci sarà un Jesolo, ci sarà, parlo di quelli qua vicino chiaramente. Quindi nel Veneto, diciamo. Ci sarà probabilmente Este,
piuttosto che montagnana, piuttosto che Monselice. C'è molta richiesta della cosa, però tutti posti particolari, capito? Sarebbe bellissimo farlo qua dentro, anche ci sta poca gente, però è fantastico questo chiostro. Grazie, come sempre. Complimenti per la è tua forma. Una gioia vederti. Guarda, ti ringrazio. Grande e per altri 50 anni. Io ti aspetto fra 50 anni per la prossima. Sono del 52. E allora? Quindi guarda, siamo amici. Ciao. A tutti gli abitanti. A tutti gli abitanti di Esti, a tutti gli amici. A presto. Ciao, a presto. Buonasera a tutti, io sono il titolare della libreria Gregoriana Estense, che ha sede in Est da 25 anni. Da 6 anni abbiamo anche una seconda libreria, che è la Gregoriana Estense Junior, specializzata nel mondo dei ragazzi e dei bambini. Le due librerie sono collocate in due punti diversi della città, la più vecchia, diciamo, di fronte alla facciata del Duomo, la nuova e più recente, dedicata ai bambini, proprio in Piazza Maggiore, sotto l'edificio più antico di Este, che è il gabinetto di lettura, un palazzo trecentesco meraviglioso. Ecco, ho visto che hai parecchi personaggi, hai avuto circa 15 giorni fa. Sì, abbiamo avuto Federica Lisi Bovolenta, la vedova del grande Igor Bovolenta, che ha portato alla nostra conoscenza il suo meraviglioso libro che racconta questa storia d'amore tra lei e il campione di Serie A che abbiamo avuto in Italia. Diciamo che nel nostro DNA c'è proprio l'attività culturale, quindi presentazione di libri, incontri con gli autori, animazione per bambini e ragazzi che facciamo ormai da anni. Nelle nostre librerie sono passate centinaia di scolaresche e abbiamo organizzato, credo, decine e decine di incontri culturali ad alto livello. Oggi abbiamo la fortuna di avere qua Red Canzian, che ha accettato prontamente l'invito a ritornare a Est dopo il suo grande concerto e presentare la sua autobiografia, che è il meraviglioso libro visto 60 volte fiorire il Calicanto. Siamo felici di essere ospitati all'interno dell'Accademia dell'Artigianato, che è una sede, direi, museale, congressuale bellissima, che a volte anche gli estensi non conoscono e che sarà messa appunto a disposizione di tutti gli ospiti di questa sera. E quindi un arrivederci ai prossimi incontri, che senz'altro metteremo in cantiere nei mesi prossimi, ma soprattutto un arrivederci in libreria per gustare con voi le ultime novità uscite. Grazie e a presto.